Ciao amici Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi Flash News. La Sony ha ufficializzato da poche ore al GDC 2016 il PlayStation VR, ovvero il visore di realtà virtuale di PlayStation 4. Il PlayStation VR sarà rilasciato a 399€ il prossimo ottobre, quindi ottobre 2016. Il prezzo di 399€ è sì alto, ma non così tanto se paragonato a quello dei suoi concorrenti, ovvero HTC Vive, che costerà quasi 1000€, e Oculus Rift, che avrà un prezzo che si aggirerà attorno ai 700-750€ in Italia. Insomma, dei prezzi altissimi per questi primi visori. Certo, l'esperienza cambierà. L'Oculus e l'HTC saranno utilizzabili su PC, anche in applicazioni e programmi che vanno oltre i videogiochi, venendo supportati quindi per molti anni, mentre il PlayStation VR sarà circoscritto ai videogiochi per PlayStation 4 e quindi, al termine del supporto Sony per questa console, forse il PlayStation VR diventerà un bel soprammobile, a meno di futuri annunci, ma questo è comunque tutto da vedere. Inoltre, il PlayStation VR sfrutterà un hardware, quello PlayStation 4, di certo non di prima categoria, ma questo andrà a vantaggio del prezzo. Non è improbabile, infatti, un bundle di PlayStation VR più PS4 a circa 700€, ovvero meno del costo del solo Oculus Rift, che richiederà un PC di fascia medio-alta per essere utilizzato, con la richiesta minima di una GTX 970. Solo questa, ragazzi, ha un prezzo che si aggira attorno ai 300-350€, oltre a tutte le altre componenti del PC, con un costo totale tra Oculus e un PC all'altezza che si aggirerebbe facilmente attorno ai 1500€. Insomma, la Sony punta forte su un prezzo competitivo e sul suo famosissimo marchio in modo da far avvicinare più gente possibile al suo visore. Voi cosa ne pensate? Sarà questa una strategia vincente o si ripeterà quanto visto con il Kinect nella scorsa generazione, ovvero tanto fumo e veramente poco di concreto a causa di un hardware non all'altezza? Riuscirà Sony ad imporsi sul già collaudato Oculus Rift e HTC Vive? A voi la parola, lasciate un commento, parliamone insieme, lasciate anche un bel like, condividete la notizia ai vostri amici e passate anche dalla nostra pagina Facebook linkata qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!